Un nuovo anno comincia e porta con sé tanti modelli nuovi. Di alcuni già sappiamo qualcosa e allora vediamo qui la top 10 dei modelli più interessanti previsti per il 2022. Iscrivetevi al nostro canale, attivate la campanella degli avvisi e cominciamo in rigoroso ordine alfabetico. La puntura dello scorpione molto presto rilascerà scariche elettriche. Sì, perché Abarth ha già confermato di volersi trasformare rapidamente in un brand a zero emissioni. Ed ecco che per la seconda metà del 2022 ci si aspetta di vedere la prima 595E, che dovrebbe garantire la stessa potenza dell'attuale 595 cosiddetta elaborabile, quindi circa 140-150 cavalli. E sembra proprio che in cantiere ci sia anche una più potente 695E6S. Lei dovrebbe coprire il range dalla competizione in poi, diciamo fra 180 e 200 cavalli. Dopo 3 anni di attesa, il 2022 vedrà il debutto del SUV medio del Biscione, l'Alfa Romeo Tonale, che ormai è alle ultime fasi dei collaudi su strada, come dimostrano le fotospia. Basata sulla stessa piattaforma a trazione anteriore di Jeep Renegade e Compass, farà debuttare per il marchio di Arese il sistema ibrido plug-in già presente sulle cugine Jeep. Quasi tutte le novità Audi sono a guida rialzata, ma la più interessante è un modello che di base non lo sarebbe. Il 2022 infatti vedrà nascere la versione cross, diciamo così, della A3 Sportback, filosoficamente vicina alla A1 City Carver, e forse ne prenderà anche la denominazione se non dovesse chiamarsi All Road come la sorella maggiore A4. La casa dell'Elica ha un bel numero di novità in serbo per il 2022, ma le più interessanti sono sicuramente le M, in particolare la attesissima M2, coupé compatta a trazione posteriore dalle alte prestazioni. Per la potenza del 3.000 6 cilindri biturbo si parla di 450 cavalli per la standard e di 490 cavalli per la competition, ma entrambe sono ancora stime non ufficiali. La vedremo nella seconda metà dell'anno e comunque non sarà da sola, perché sarà accompagnata da sua sorella maggiore, la M4 CSL. Torniamo in Italia con Maserati, che per il 2022 vede rinascere un nome per lei molto importante, Gran Turismo. Lanciata inizialmente oltre 10 anni fa e uscita di produzione da poco, la 2+2 del Tridente arriverà con una seconda generazione totalmente rinnovata, che in realtà circola già da parecchio, nascosta molto spesso sotto le forme della Giulia. Bel tentativo, Maserati. Nella versione più potente godrà del V6 Nettuno preso in prestito dalla MC20, probabilmente con numeri meno estremi visto che si tratta di una berlina, ed è prevista anche la variante elettrica Folgore. Il debutto? Previsto a luglio 2022. Maserati ha un altro asso nella manica, attesissimo per il 2022, la Grecale, che già abbiamo avuto modo di provare, ma non di vedere senza camuffature, che dovrebbero cadere intorno a marzo, quando è prevista la presentazione ufficiale. Il suo scheletro è la piattaforma Giorgio, la stessa di Alfa Romeo Giulia e Stelvio, con sotto il cofano il 2000 turbo 4 cilindri mild hybrid con potenze fino a 300 cavalli. Volendo sarà disponibile anche il V6 e forse il V8 sulla Trofeo, ma sicuramente niente motori a gasolio. L'elettrica è prevista per il 2023. Mercedes è la più ricca di novità per il 2022, che spaziano dalle compatte ad una hypercar, e la più interessante è sicuramente quest'ultima. Si chiama AMG One e unisce a 4 propulsori elettrici un motore da Formula 1 1.6 V6 per ben 1.200 cavalli di potenza complessiva. Ed è omologata per la strada. Assurdo che siano riusciti a farlo, ma intanto ce l'hanno fatta. Complimenti. Intorno a metà anno dovrebbe iniziare la produzione e le consegne dovrebbero partire in autunno. Il suo prezzo? 2.200.000 euro. Peugeot sta lavorando ad alcune versioni speciali della 308 e la più interessante è sicuramente la 308 by PSE, la più sportiva che in sostanza va a sostituire le ex versioni GTE e quest'ultima sigla non verrà più utilizzata in futuro. Non ci sono dati certi, ma si dice che il debutto potrebbe essere intorno a metà 2022. E si sa, le compatte con una bella dose di pepe fanno sempre gola. La parola d'ordine per le novità 2022 di Renault è E-Tech, all'insegna dell'elettrico. E sicuramente fra tutte la più attesa è la versione di produzione della Renault 5 elettrica, visto che il concept che vedete qui nelle immagini ha ricevuto un buon sostegno dai gusti degli appassionati, specie per gli amanti del vintage. La Renault 5 E-Tech di serie potrebbe farsi vedere in anteprima entro la fine dell'anno. Per Toyota c'è un punto interrogativo sulla GR Corolla, vista camuffata in secondo piano quasi nascosta su questa foto ufficiale di una Corolla di produzione attuale. La vedete? Lì dietro. Di lei non si sa molto.
Dovrebbe condividere parecchio con la sorella più piccola Yaris GR, a partire dal motore 1.6 turbo 3 cilindri che verosimilmente potrebbe toccare quota 300 cavalli. L'adesivo GR4 sulla camuffatura è un chiaro riferimento alla trazione integrale e i cerchioni sono sicuramente più aggressivi rispetto alla gamma attuale. Per il resto non c'è nulla di ufficiale, ma dovrebbe farsi vedere senza veli entro la fine del 2022. Allora, queste erano le novità più interessanti che ci aspettiamo di vedere per il 2022. Qual è il modello che vi intriga di più? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti, mentre per le informazioni e le foto di ciascun modello trovate tutto su motorone.com.